Luca Zanon, il tuo esordio con la maglia rosso-verde oggi qui al Libero Liberati. Alla vigilia pensavamo un tuo ingresso in campo dal primo minuto, invece è arrivato in partita in corsa. Partita in corsa, ecco, come ti sei trovato in questa bella vittoria, insomma, della Ternana, che è ritornata a vincere dopo un po' di partite? Beh, sicuramente penso che faccia piacere a tutti giocare, che comunque si vinca o si perda. Sì, c'era nell'area che potevo esordire dal primo minuto, però il mister ha valutato che fosse meglio magari farmi entrare a partita in corso, perché comunque è stato fermo un mese e mezzo, dovevo ancora recuperare bene la forma e quindi magari 90 minuti non avrei saputo reggerli. E così è stato e sono contentissimo lo stesso. Tra l'altro sei entrato molto bene, con grande lucidità, nella difesa 5 che nel frattempo è stata varata grazie al tuo ingresso. Tu ti sei piazzato largo a sinistra, ha funzionato tutto bene. L'unica vera palla gol, lo Spezia l'ha avuta sul 2-2, ma poi dopo il terzo e il quarto gol in realtà grossi pericoli non ci sono stati. Sì, vi ringrazio innanzitutto e poi sì, sono entrato e ci siamo messi a 5 in difesa per comunque difendere il risultato. E, è andata bene, comunque sì, sono entrato carico, concentrato e sono contento della mia prima partita, insomma della mia prima spezzone di partita, e spero di qui in avanti di poter continuare a dare un aiuto alla Ternana. Grande rimonta, Luca, della squadra, buona entrata anche la tua, che sei in prestito dalla Fiorentina. Io tra l'altro poi sono tifoso Viola, così mi farò un sacco di consensi in giro. Quindi qual è la tua impressione, ecco, sulla squadra e sul tuo ingresso? Ma siamo una squadra che comunque sulla carta siamo forti, e possiamo fare grandi cose, dobbiamo solamente essere più convinti di noi stessi, e lo sta dimostrando il campo alla fine, perché quando riusciamo comunque a capire che possiamo giocare e comunque ci possiamo stare, che comunque l'avversario, anche essendo forte lo stesso, però non sono magari così forti magari da non riuscirci a far giocare, alla fine riusciamo a fare le nostre partite, ottenere i punti, e comunque portano anche umore, noi siamo contenti, i tifosi sono contenti, e quindi speriamo di continuare così. Piccolo aneddoto curioso: al tuo ingresso in campo si era fermato un attimo Blizzari, no? Era un problemino credo alla coscia, no? E quindi poteva essere rimandato il tuo esordio al Liberati e con la maglia della Ternana. Sì, gli stavo urlando a Plizzari che se non si alzava gli avrei spaccato la testa. No, a parte gli scherzi, Plizzari sì, aveva preso una botta, mi sembra, e c'è stato questo ritardo dell'ingresso in campo, ma poi quando hanno valutato i dottori che stava bene, poi così è stato. Luca, due parole sul pubblico. Oggi c'era un po' meno gente rispetto alle altre gare, 3.008-3.009, però grande sostegno, grande calore, mi è sembrato anche nei momenti di difficoltà, sullo 0-2. Certo, il pubblico ci dà una grossa mano e comunque crede sempre in noi, nonostante anche fossimo andati sotto i 2-0 all'inizio, ci hanno sempre sostenuto, ci hanno caricato, e questo a noi comunque dal campo ci aiuta molto, perché non ci fa mollare, ci fa sempre stare sul pezzo e comunque ci fa anche lottare per qualcosa, non solo per noi stessi ma soprattutto per la gente che viene allo stadio. Dopo lo svantaggio dello 0-2, credevate in questa rimonta portentosa? Sinceramente sì, infatti nessuno, guardandoci anche negli occhi, sembrava così, insomma, diciamo, rattristito, oppure si era buttato giù di morale, perché comunque, come ho detto prima, siamo una squadra che appena si rende conto, appena è consapevole che può giocare, possiamo fare grandi cose. Luca, tu sei al tuo secondo anno di B. L'anno scorso titolare in Lega Pro a Pistoia, 2 anni fa nell'Entella hai collezionato, se non erro, 6 presenze in B. Quindi hai già una discreta esperienza del torneo cadetto. Ma sei proprio convinto che la Ternana, come molti dicono, sia una squadra di terza fascia in questa B, oppure ha dei valori tecnici che magari molti addetti ai lavori anche a livello nazionale trascurano? No, di terza fascia direi proprio di no, perché comunque i risultati parlano, a parte che sì, siamo riusciti solo a ottenere 2 vittorie, però quello che stiamo facendo in campo secondo me dimostra che non, di terza fascia non lo siamo per niente. Possiamo, come detto prima, giocarci bene questo campionato, possiamo fare grandi cose, dobbiamo solo avere più convinzione di noi stessi e poi si vedrà. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi, arrivederci.